Ciao ragazzi, il nostro viaggio nel mondo della matematica continua. Oggi però sono atterrato in un luogo un po' pericoloso. Qui infatti avvengono le divisioni. Ci colleghiamo subito con il nostro esperto, Bruno D'Amore. Ciao Bruno! Ciao Fede, come va da quelle parti? Beh Bruno, questo è un posto bizzarro perché i numeri si divertono facendosi a fettine. C'è il 2 che va in giro e divide tutti i numeri pari. Così il 4 diventa una coppia di 2, l'8 una coppia di 4, il 18 una coppia di 9. Il problema è quando il 2 incontra dei numeri dispari, perché per esempio se tenta di dividere il 7 non vengono fuori due numeri tondi, neppure con il 9 o con l'11. Insomma, come si fa? Beh, questo è un problema antico, sai Fede? Sempre l'uomo ha cercato il modo di rappresentare questa situazione. E allora si sono inventati la parola rotti. Per esempio, se tu fai 9 diviso 2, trovi 4 e rotti. Se fai 11 diviso 3, trovi 3 e rotti. Cioè, a quello che oggi si chiama resto, anticamente si dava il nome di rotti. Beh, certo, un modo di dire che si usa anche oggi. Se tu, per esempio, compri qualcosa e lo paghi 10 euro e qualche spicciolo, si può anche dire 10 euro e rotti. Sì, esatto. Però fare i conti con questi resti, o con questi rotti, o anche soltanto scriverli, non è così facile. Allora, qualcuno ha avuto una grande idea. Indicare l'operazione senza farla. Per esempio, se io devo fare 9 diviso 2, semplicemente scrivo 9, un trattino e il 2. Era nata la frazione. La soluzione delle frazioni in effetti mi sembra una furbata, ma sono un'invenzione recente? No, sono un'invenzione molto antica. Pensa che la usavano già gli egizi nel 2000 avanti Cristo. Per ricordarsi i simboli, loro utilizzavano dei segni molto speciali. Certamente avrei sentito parlare dell'occhio di Horus. Certo, Horus era il dio del cielo e aveva le sembianze di un falco. Secondo la leggenda, un giorno il dio Set, che era molto dispettoso, gli strappò l'occhio sinistro e glielo ridusse a pezzettini. Ma Thoth, il dio della luna, riuscì a recuperarlo e a ricomporlo. Per gli antichi egizi l'occhio di Horus era così. Esatto, e quella forma non è casuale. Se tu vai a osservare i vari simboli che formano la figura dell'occhio di Horus, ti accorgerai che ciascuno di essi è la scrittura geroglifica di una frazione. E le frazioni sono un mezzo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo e così via. Non sapevo che le antiche leggende parlassero così tanto di matematica. Ci sono altre storie del genere? Certo, di leggende matematiche ne esistono tantissime. Una delle più belle è quella che riguarda la fondazione di Cartagine. La regina Didone, rimasta senza terra, riesce a trovare l'ospitalità di un re e gli chiede tanta terra quanta ne può contenere una pelle di bue. Il re, pensando di fare un regalo minimo, accetta. Ma lei ritaglia la pelle in una striscia sottilissima e riesce a contenere, pensando al perimetro invece che all'area, una quantità enorme di terra. Così venne fondata la grande Cartagine. Bruno, torniamo alle divisioni, perché non tutti i numeri si comportano allo stesso modo. Il 18, per esempio, può essere diviso per 2, per 3, per 6, per 9. Poi invece ci sono altri numeri che se ne stanno in disparte. Sono i numeri primi. Cosa sono? Beh, un numero è primo quando ha esattamente due divisori. Per esempio, prendi il 7. Il 7 ha come divisore 1 e 7. Prendi il 13, il 13 ha come divisore 1 e 13, questi sono i numeri primi. E adesso invece prendiamo un numero come quello che dici tu, prendiamo il 6. Il 6 ha come divisori 1, 2, 3 e 6. Un mucchio di divisori, non è un numero primo. Quindi l'1 è un numero primo? No, perché non ha due divisori, ne ha uno solo, se stesso e basta. I numeri primi quindi sono numeri speciali, però io ho visto anche degli altri numeri molto particolari, quelli con la virgola. I numeri con la virgola sono una grandissima invenzione. Il merito è tutto di Simon Stevin, un matematico belga del 1500. Ci hanno semplificato moltissimo la vita. Boh, se lo dici tu io mi fido, in verità mi sembrano complicatissimi. Che cos'è questa virgola? La virgola è il passo successivo alle frazioni. Serve per separare in un numero la parte intera da quella che prima abbiamo chiamato i rotti. Insomma, è una cosa da matematici. No, niente affatto, è una cosa che si usa tutti i giorni anche quando uno non se ne accorge. Se tu, per esempio, hai in tasca 10 euro e 30 centesimi, anche se non lo dici, tu hai in tasca 10,30 euro. Se tu pesi 70,5 kg,
pesi 70,5 kg. Bruno, adesso mettiamo una bella virgola a questa puntata e come sempre andiamo a scoprire la matematica nella nostra vita di tutti i giorni. Dove ce la fai trovare oggi? Visto che abbiamo parlato di frazioni, facciamo un esempio, quello delle mappe. Sulle mappe noi troviamo scritto una scala, per esempio 1 a 100. Che cosa significa? Significa che una grandezza 100 viene rappresentata nella carta geografica come se fosse 1. 100 centimetri diventano 1 centimetro. Questo non è altro che una frazione. Bruno, e tu sei la nostra mappa in questo mondo della matematica. Grazie anche oggi per tutte le cose che ci hai fatto scoprire. Ciao! Ciao Fede, grazie a te, alla prossima! Big Bang, il viaggio nella matematica continua.